Allora, noi ricominciamo. Due piccole note di servizio. La prima riguarda il fatto che molti ancora non si sono registrati e io vi pregherei di andare al desk che sta proprio di fronte a me, dove ci sono dei ragazzi che ci stanno aiutando per la segreteria, e inserire semplicemente il vostro nome, cognome, indirizzo email e firma. Questo, ripeto, va fatto la mattina all'entrata, non all'uscita, il pomeriggio all'entrata, non all'uscita. Quindi chi non l'avesse fatto, per favore vada a registrarsi. In questa seconda fase, prima della chiusura di questa sessione, passiamo di nuovo a un'interazione un po' più diretta. Qualcuno ha già iniziato su Twitter a mandarci delle suggestioni, anche di carattere critico-costruttivo, rispetto a quanto è stato detto da Francesco Piccinini. Ci piacerebbe che adesso arrivassero tante interazioni. L'hashtag è sempre cancelletto Link Festival, per qualunque cosa, in modo che noi possiamo leggere le domande che volete fare oppure i commenti che volete fare. Quindi vi invito a farli subito. E adesso la parola passa a Roberto Ricco. Diciamo che è il primo tra quelli che faranno le domande, e poi ci sono anch'io, ma soprattutto spero che ci siate voi. Diciamo che ho avuto modo di anticipare la domanda, Francesco, mentre nella pausa. Volevo solo fare una riflessione, cioè che lui ci dicesse qualcosa, insomma, su cosa pensa, sul problema che secondo me è ancora abbastanza presente sulla rete, e cioè il rapporto che c'è tra la quantità di contenuti e la loro qualità. Spiego, diciamo, uno dei casi, dei tantissimi casi in cui queste cose ha la sua evidenza. Per esempio, quando seguo degli studenti che fanno le tesi, non sempre c'è il tempo di andare in biblioteca, no? Quindi credo tutti voi vi troverete di fronte al fatto che la prima fonte di ricerca, per esempio, è internet. Molto spesso la qualità dei contenuti che io trovo quando ho un problema, diciamo, come quello di uno studio, di un esame o soprattutto di una tesi, dove ovviamente ho bisogno di contenuti di un certo tipo, non è stato assolutamente risolto. Cioè c'è da una parte la biblioteca con i testi, con i contenuti, e dall'altra c'è una rete che ancora stenta, diciamo, a trovare delle opportunità per questo. Quindi il risultato è che o si fanno, diciamo, degli studi piuttosto superficiali, oppure uno deve, come dire, utilizzare un modello tradizionale di recupero delle informazioni. Poi Francesco mi faceva l'altro esempio, insomma, lo ce lo facciamo insieme. Spesso sul turismo succede la stessa cosa, cioè quando uno cerca delle cose interessanti da fare, da seguire quando deve fare un viaggio, difficilmente trova veramente quello che gli serve o quello che lo può intrigare in qualche maniera. Quindi anche spesso quello è un modello, insomma, in cui ci sono milioni e milioni di pagine di riferimento su Google, però quasi mai riusciamo a trovare le soluzioni. Quindi a volte quando troviamo un sito che ci sembra giusto e affidabile, ce lo memorizziamo un po' alla vecchia maniera, quindi cambiamo le abitudini e torniamo un po' al passato. Quindi volevo capire da Francesco, insomma, cosa pensa di questo problema, tema, questione. Parto da una battuta: il fatto che a Perugia facciamo proprio un tema su questo qua, un panel sulla qualità dei temi. Cioè il direttore della parte digitale del New York Times, il direttore della Columbia Journalism Review, che sarebbe la rivista di giornalismo di Harvard, eccetera, 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 il fondatore di BuzzFeed, insomma. È un tema molto complicato, infatti hanno messo loro per discuterne, perché è veramente vasta come cosa. Ed è un tema sul quale si dibatte ora, grazie, tra l'altro mi hai aperto questa piccolissima parentesi che voglio fare. Quantità non è sempre qualità, e soprattutto secondo me oggi il vero tema della qualità è la capacità di distinguersi. Da un punto di vista di editoria, ti posso dire che un giornale prova a coprire, come si suol dire, tutte le notizie, ma al tempo stesso deve avere la forza di produrne delle proprie. È lì che riesce a distinguerti. Succede un evento, riuscire a raccontarlo in maniera differente rispetto agli altri, dare quel punto di vista sempre differente a una cosa. Io ricordo un bravissimo ragazzo che lavora con me, che si chiama Davide Falcioni, che quando un operaio si suicidò recentemente,
tutti titolavano operaio suicidato, lui colse, nonostante fosse un pezzo che oramai insomma, era girato in rete, colse la differenza operaio suicida con l'articolo 1 della Costituzione al fianco. Ecco, quella cosa, quella differenza anche solo nella narrazione gli permise di raccontare completamente un'altra storia, che per quanto triste, assolutamente triste, tremenda, però gli ha dato la forza di alzarsi insomma dal rumore, da quello che prima abbiamo definito rumore. Sì, siccome le domande ancora non sono arrivate da parte vostra, ripeto, mandateci qualche elemento di riflessione con cancelletto Link Festival. Nel frattempo, mentre tu parlavi, c'è stato chi proponeva il tema, ma noi comunque stiamo lavorando, stiamo scrivendo su un giornale cartaceo in Puglia, stiamo facendo quello che è un lavoro di redazione, probabilmente è un ibrido tra un lavoro più spostato sul digitale e un lavoro sul cartaceo, e diciamo quasi perché infrangere i nostri sogni. Adesso se riesco a trovare il tweet con l'iPad te lo propongo, però se puoi essere un po' più puntuale nello spiegare perché la carta stampata a tuo parere ormai è un elemento del passato. Perché RCS c'ha 800 milioni di debiti di euro, penso che sia la risposta più attuale, perché Le Monde aveva 250 milioni di euro e 150 milioni di euro e 25 milioni di euro di perdita annua, ed è stato ricomprato solamente per le elezioni politiche, perché anno su anno, perché mercato. Ah sì, facciamo una parentesi. Non è una riflessione sui massimi sistemi, una riflessione economica. Primo trimestre, gennaio, febbraio, marzo 2012, rispetto poi secondo trimestre 2012, i giornali cartacei hanno perso il 20% dell'introito pubblicitario. 20% significa che se tu prima guadagnavi 10 milioni di euro, ne guadagni 8, e hanno perso il 10% di tiratura anno su anno. E un'altra cosa che voglio dire ancora, non è che Corriere Repubblica chiuderanno la parte cartacea il giorno che venderanno zero copie. Non funzionano così i break even di un giornale. Il break even di un giornale non si raggiunge quando il giornale non vende più in edicola. Il break even di un giornale non si raggiunge quando, nel caso di Repubblica e Corriere, scendono sotto le 270.000 copie. Se avete mai sentito del caso Alitalia, il caso Alitalia è esattamente questo: più gli aerei volavano e più loro perdevano. Ad Alitalia conveniva nell'ultimo periodo tenere gli aerei fermi a terra e non perdere, piuttosto che far volare gli aerei. Esattamente la stessa cosa nei giornali. Non bisogna arrivare a zero. Per le due principali testate nazionali è 270.000 la quota. Scesi sotto i 270.000, ogni copia che esce dalla tipografia significa una perdita netta. Quindi, come dire, stanno a 300.000, quindi non è che ci mancano 150.000 copie, e se ne perdono altri 10% è finito. Cioè esattamente un'altra perdita, se confermano la stessa perdita nel 2013, è esattamente il break della copia, del punto di rottura puntuale, 270. Allora, a questo punto, siccome non state scrivendo, stamattina avete fatto, ci avete sommerso, invece oggi pomeriggio meno, ti farei una domanda che ho posto anche questa mattina a Magno Cavallo. L'idea è quella che ripensare la modalità poi di approcciarsi all'editoria significhi anche cercare dei modelli nuovi, cercare dei modelli anche di creazione di informazioni attraverso strutture molto più leggere, appunto come dicevi tu, anche con competenze eterogenee. Cioè è difficile trovare, in effetti è difficile anche per me, trovare un redattore che sia capace di agire su più media, per esempio, o che conosca le modalità poi di interazione con un singolo media. Cioè
non basta più scrivere un testo senza titolo, mandarlo al caporedattore per pensare di poter essere sul mercato. Il mercato già da solo dà delle indicazioni anche di prezzo per chi volesse lavorare in questo settore, cioè un pezzo mediamente in Puglia costa X, diciamo, senza andare troppo in là, però il costo è decisamente basso. Questo perché in effetti, probabilmente, mi permetto di dire io, il servizio offerto, se uno sa scrivere anche benissimo, rende all'azienda poco. Di conseguenza, o prendiamo atto del fatto che scrivere un pezzo, magari per un giornale cartaceo o un giornale web, ha un valore economico in questo momento non dettato da me o dall'ordine dei giornalisti o dai titolari, non lo so, dai direttori dei giornali, ma dal mercato molto basso. Quindi ti volevo chiedere come vedi, quali vedi come possibilità di rinnovamento poi di strutture e di interazione su modelli molto più smart, molto più leggeri e con competenze eterogenee. Bella, questa è proprio la sfida. La sfida è esattamente quella, riuscire a fare un giornale che abbia una fortissima, da un punto di vista di produzione, quella che veniva chiamata cucina di redazione, quindi una capacità di desk di persone bravissime che riescano a produrre pezzi e una serie di persone che sappiano produrre contenuti di qualità, che si staglino sopra il quotidiano. Tanti amici fotografi spesso si lamentano del fatto che la fotografia, effettivamente le foto vengono pagate pochissimo oggi dai giornali, però è anche vero, e poi però ho conosciuto altri fotografi, secondo me molto avanti in questo pensiero, che dicevano sì, ma io mi rendo pure conto che se vado a fare la foto della Concordia, quando ci sono arrivato io, 5.000 persone, se non di più, hanno già fatto la foto della Concordia. Quindi che io vado là a fare esattamente la stessa foto non serve a niente. O riesco a raccontare una storia, un punto di vista differente sulla Concordia, o la stessa foto della Concordia hanno fatto altre 5.000 persone, vale, come dici tu, vale poco per un giornale, no? Che non è che cosa mi porta? E allora c'è il problema. Ciò detto, dall'altra parte è stato proprio questa pretesa, come dire, di appiattire tutto, che però ha portato anche i giornali alla morte, cioè quello che sta succedendo. Proprio il fatto che non si... Io quando all'inizio della mia esperienza al Messaggero, da editorialista, venivo pagato, ho fatto l'intervista a François Hollande, il presidente della Repubblica Francese, è stata pagata lo stesso di un pezzo di commento a Pinterest. Per me non hanno lo stesso valore. Cioè, figuratevi, va benissimo... Cioè, però è differente. E quindi se tu dovessi immaginare una... Sono arrivate le domande comunque. Se tu dovessi immaginare una struttura di base, perché abbiamo parlato stamattina anche con dei ragazzi che erano interessati, che già stavano facendo una loro piccola esperienza editoriale, se tu dovessi immaginare una struttura proprio base, una start-up di giovani, quali sono le figure che vedresti necessarie? Ci vuole una forte figura redazionale, proprio di base avresti bisogno di 2/3 ingegneri informatici fortissimi, 2/3 redattori, 2/2 social media team fortissimi. Infatti io penso che uno degli elementi cardine di Fanpage, e lo vedi anche mo che stanno ritwittando, per esempio, se è proprio il social media team. Social media team è una struttura di 9 persone che c'hai 3 milioni di fan su Facebook, quindi insomma, qualcosa devi fare con 3 milioni di fan, devi rispondere, devi interagire, però è la base. Cioè anche il lavoro che spesso viene sottovalutato, che se tu lo guardi porta una differenza importante. Fanpage risponde ai lettori, cioè il social, con indicazioni anche mie, degli altri giornalisti, che risponde ai lettori. Ah, e su questo permettimi un aneddoto. Dan Roberts, capo del Guardian, il caporedattore del Guardian, facevamo una tavola rotonda sempre a Perugia, 2-3 anni fa. Dan Roberts stava spiegando come funzionava l'interazione del Guardian con i lettori, che loro hanno una cellula social
che risponde ai commenti dei lettori, interfacciandosi anche con i giornalisti. Spesso gli dicono, ma quello gli chiede perché ha scritto questa cosa, e il giornalista lo spiega e il social lo comunica alle persone. Quando lui si girò, fu una scena quasi imbarazzante, a due capi di due siti web molto molto grandi in Italia, non facciamo i nomi, loro guardarono e disse, ma prendiamo una società esterna che cancella i commenti offensivi, cioè lì finisce. E lì il cambiamento, no? Noi abbiamo parlato di web 2.0, interazione con lettore, passaggio da consumatore passivo a lettore attivo nel ruolo dell'informazione, che proprio non viene visto, cioè proprio non esiste. Allora, io leggerei almeno un paio di tweet che sono arrivati. Il primo che vorrei leggere è quello di Gianvito Cafaro, che ringrazio anche per essere qui, che è membro dell'Ordine dei giornalisti pugliese, consigliere. Domanda, i giornali chiudono, ma quanto rende in termini economici al giornalista convertirsi in cronista digitale? C'è secondo te la possibilità di fare una sorta di quantificazione o comunque di... Stipendi prima, stipendi dopo, il capo servizi da contratto nazionale dei giornalisti mi costa esattamente quando mi costava il capo servizi di un capo servizi di una carta. Il minimo glielo devi garantire, le tabelle sono quelle, non ci scappi, il contratto è nazionale, quelle cioè costa. Sì, sì. Ah. Buonasera. No, ovviamente la domanda era questa, allargando anche il discorso ai giornalisti, a un team di giornalisti che vuole reinventarsi perché magari ha terminato la sua esperienza nella carta stampata oppure nei vecchi media, quelli classici. Dal punto di vista economico lì si inventa una nuova struttura, una nuova agenzia pubblicitaria che raccoglie, quindi mi sembra che dal posto garantito di prima, dove la pubblicità arrivava non perché la cercavi tu, anche perché non puoi, la cercava la tua agenzia, il tuo editore, al posto di lavoro nuovo, dove è tutto da rimettere in piedi, questo è, diciamo, è difficile e allo stesso tempo è anche una bella sfida. Sì, è quella rivoluzione digitale di qui sopra, però le concessionarie online esistono, grazie a Dio, perché sennò avremmo chiuso il giornale. Esistono anche altri modi di fatturare, non è una... il ritorno è di meno, prima una quarta di copertina te la pagavano un tot di migliaia di euro, oggi ovviamente la pubblicità online vale molto di meno. Questo significa razionalizzare, significa realizzare nuove strutture, ma però è anche fisiologico, tu passi da una produzione pesante tipica della produzione pesante, tipografia, stampa, a una più leggera, quindi ovviamente tu devi riuscire a ridurre i costi di gestione e ammortizzarli su una produzione leggera. È proprio la classica trasformazione in, diciamo, del mondo del da mondo, diciamo, che viene dal secondario al mondo del che guarda il terziario. Poi c'è la domanda di Gianvito Rutigliano di Repubblica, Bari, giornali occidentali verso digital only. Quanta vita hanno ancora quelli italiani anche per fondi pubblici? Che bisognerebbe chiedere al prossimo Presidente del Consiglio, chiunque sarà, perché questa cosa è un terno al lotto oggi. Dipende, il fondo dell'editoria comunque è ancora un fondo importante, ma sempre meno influente nei budget. Se non mi sbaglio, 3 anni fa era 150 milioni di euro, l'anno scorso è stato 47, quindi comunque parliamo di un terzo. 47 solo per intervento di Napolitano, perché in realtà la prima stima doveva essere 21 o 20, una cosa del genere. E in questo senso ci sono una serie di cose che io criticherei, come ad esempio il fatto che le copie digitali, tablet, oggi vengono inserite nelle copie vengono annoverate tra le copie vendute e quindi tu hai rimborso sulla carta, perché ricordiamoci, la legge in Italia è un rimborso sulla carta, quindi se io metto tra le copie vendute quelle digitali c'è qualcosa che in quella legge è stata un po' tirata per i capelli. Dato che qua ci... prego, però vieni qua per favore. 100%. Allora, scusate, mi permetto di salutare anche Pino Bruno, che oltre ad essere stato membro dell'Ordine dei giornalisti nazionale è un collega RAI. Non so se adesso si accende questo.
No, l'estensione della domanda era semplicemente: tu cosa ne pensi dell'abolizione totale o meno dei fondi per l'editoria? Al di là, diciamo, della tua, guarda, della tua figura e del tuo portale, che insomma a prescindere. No, ti parlo proprio da, te l'avrei detto prima, cioè, intervento l'anno scorso a Radio Radicale, da persona del gruppo Caltagirone, dissi che per me i fondi dell'editoria andrebbero aboliti, quindi penso che il mio editore mi abbia voluto molto bene all'epoca. Però i fondi dell'editoria nascono in un momento storico molto importante, che è quello dopo guerra. Hai bisogno di una pluralità di informazioni in un paese che esce schiacciato dalla dittatura, da 20 anni di dittatura. Se non aiutavi la diffusione della cultura attraverso l'editoria, non ci saresti mai riuscito. Quindi nascono in un contesto culturale molto importante. 70 anni dopo, io forse non ho una posizione così netta oggi come dire aboliamoli, però certamente non è questa la strada, cioè non è più quella, e non puoi prendere una cosa nata 70 anni fa e continuarla a utilizzare oggi quando è proprio cambiato il mondo. Allora, dato che ci sono tanti studenti anche, qualcuno chiede, parlo di Luca Etto: dove reperire informazioni per iniziare a studiare in modo da acquisire queste nuove abilità, cioè da dove iniziare? E c'è anche Airit 1992 che chiede: potrebbe esserci un web 3.0? Vabbè. Web 3.0 è un po' il sacro graal del web degli ultimi 10 anni, cioè sarebbe quello, no, 10 anni, no, dal 2006 si inizia a parlare, sarebbe il passaggio a un web semantico nel quale riconosce la prossimità semantica di quello che stai cercando. C'è il più grande, secondo me, teorico di questo è Levy, che in Canada ha un'equipe che sta lavorando sulla trasposizione dei lessemi in unità di significato. È una cosa che sono anni che va avanti e che comunque non ha ancora trovato una sua omogeneità. È molto difficile perché è un... È proprio una situazione a metà tra linguistica e trasposizione informatica. Non è facilissimo. E non lo so, poi potrei essere smentito domani mattina perché Levi ci riesce, quindi non voglio espormi. È anche un grandissimo. Dove studiare questo tipo di... No, il 3.0, basta il 2. Dove studiare? Oggi dove studiarlo? Oltre che all'Università degli Studi di Bari. Oltre che all'Università degli Studi di Bari. Amsterdam, certamente Parigi, eccellenze Zurigo, il Politecnico di Zurigo, Toronto, vabbè, è una delle capitali assolutamente, l'MIT. Dove studiare, dove si fa web e dove si fa sperimentazione? Quando durante il dottorato a Parigi il professore mi disse: no, io ho 40 anni, non 70, mi tiro indietro perché io di queste cose non le capisco, lui è un grandissimo sviluppatore informatico, bravissimo, disse: io queste cose non le capisco. E anche un senso di poi luoghi che lasciano spazio a nuove forme di ricerca, perché ovviamente capiscono di non riuscire a stare al passo. San Pietroburgo. Ottima università. A questo punto mi un po' alzato. Sì? Mi ricollego anche a un'altra domanda di Bianca Chiriatti, che ci segue da Lecce e scrive da casa: formazione obsoleta, cosa consiglia Piccinini? Andare all'estero, allora il giornalismo italiano non ha futuro? Era una cosa sulle infrastrutture. È un paese che sta in difficoltà, è un paese che, come ho detto, è in difficoltà, ma in difficoltà sulle infrastrutture. Se non, esempio, se non puoi accedere alla banda larga e quindi mandare un pezzo con le foto o un video, evidentemente resti indietro. Cioè, non c'è una via di mezzo, non è perché tu sei scarso, è perché proprio il pezzo non può viaggiare, è fermo lì. Se sei un modem da 56k te lo guardi, cioè il video rimane lì, e
e semmai c'è quello a fianco che viaggia. Certamente non è la logica del giornalismo italiano, anche qui, no? Poi vorrei dire una cosa, forse io ho scritto un pezzo l'altro giorno che è andata anche abbastanza bene in rete, e che però non voleva dire che in questo paese non c'è speranza, che si impara dal meticciamento, cioè solo se tu ti meticci con altre culture, con altri modi di fare, ti confronti, riesci a crescere il tuo bagaglio culturale. Quindi io non ho mai capito la definizione del giornalismo italiano, una cosa che non ho mai capito, cioè esiste, cioè, io mi preferisco interfacciarmi anche con i miei colleghi francesi, americani, inglesi, proprio per capire come fanno loro le cose, per migliorarlo in Italia, anche in Italia, non da un'altra parte. Cioè, però Dan Roberts diceva fallo in quel modo, inizia a guardare anche come lo fanno loro. E poi prendo altre due domande. Tu intervieni? Posso dire una cosa veloce su questo tema? Non vorrei dire una cosa ovvia e banale, però è un dato di fatto che il modello, diciamo, del giornalismo italiano è fondato, secondo me, prevalentemente su un media che è quello televisivo, più che sul media della carta stampata. Tutto quello che in Italia passa dalla televisione, da un certo tipo, in realtà negli altri paesi passa molto di più, non solo per il giornalismo. Questo lo dico perché faccio un esempio che mi riguarda direttamente. Io mi occupo più di teatro, di spettacolo. In un progetto che abbiamo fatto di confronto tra la drammaturgia italiana e drammaturgia inglese, parlando con una serie di drammaturghi, ma anche di dramaturg, che sono quelle persone che si occupano di chi scrive. In Italia non esiste questa figura, cioè uno che si occupa di chi scrive. Ci dicevano, ma il ruolo del teatro e di chi scrive per il teatro in Inghilterra è un ruolo di frontiera anche, cioè per noi se c'è un problema i primi a scrivere di questo problema sono i teatranti, cioè si vedono a teatro le cose prima addirittura che spesso in televisione. Quindi un certo modo di affrontare la realtà, di stare nel presente, ha una valenza, quello che dicevamo prima, fortemente narrativa, cioè questa gente scrive di questi eventi non semplicemente usando luoghi comuni o banalità, che spesso sono quelle che sei obbligato a mettere, diciamo, quando hai questi media molto molto larghi, ma appunto è un modello che privilegia, è fatto in modo che privilegia anche la qualità della scrittura e non la mette inevitabilmente su un unico canale, ma vuol dire crea maggiori opportunità. Credo che il problema italiano sia, e anche qui per questo c'è una crisi fortissima, cioè anche le televisioni private sono in fortissima crisi, non solo, diciamo, perché abbiamo privilegiato fortissimamente un canale, un modello di comunicazione e una qualità della scrittura che è figlia e, come dire, succube di questo modello e non portante, quindi che non riesce a cambiarlo. Sì, assolutamente, abbiamo accentrato tutta la cultura, la cultura sulla televisione. Faccio su questo una sola piccolissima cosa. Molte danno sempre colpa di questa cosa alle televisioni private. La prima volta che è stato fatto dell'infotainment macabro l'ha fatto Ralai nel 1980 con Vermicino. Lì è stato hai tolto il tappo, basta, si è capito che hai fatto un audience enorme per 12 ore, finito, cioè non si torna indietro quando fai una cosa del genere, perché chiunque a quel punto si sente autorizzato a farlo, e sposti tutta la scienza sulla televisione. Ci ricordi che cos'era questa esperienza? Alfredino Rampi, nota canzone dei Baustel, è anche un povero bambino finito in un pozzo, dal quale non riuscirono poi a tirarlo fuori. Ci fu una diretta lunghissima della RAI. Questa diretta lunghissima della RAI nacque, e questo è un retroscena importante per farvi capire anche poi questa commissione che andrebbe veramente a un certo punto finita, perché Pertini doveva andare lì sul luogo e quindi fu chiamato il direttore di RAI 1, che era Feltri all'epoca, gli fu detto no, devi continuare. Pertini probabilmente ne era all'oscuro, quindi non è che mo sto dicendo che fosse colpa di Pertini, però è vero che a quel punto da lì è nata uno dei più grandi drammi in diretta dell'Italia, di questo bambino che sentivano le urla, la voce, non si riusciva a tirare fuori, scende un primo soccorritore, lo devono. È
stata una cosa straziante, se riguardate, c'è un bellissimo servizio della Storia Siamo Noi sul Vermicino, e lì capite che è la frattura culturale dell'Italia, quello che è lì che Pasolini che emerge, quello che Pasolini si chiamava consumismo laico, lì è proprio il fulcro dell'Italia, poi il resto è stata una deriva di quello che è avvenuto lì. Poi prendo due domande insieme. Uno è quello di Giorgio Penna, che dice: l'idea che ha del giornalismo cartaceo per lei vale anche per quanto riguarda lo scrivere libri? E poi, sempre riguardo media confronto, sempre Airit 1992 dice: come la carta è morta, possono morire anche la televisione e la radio? Quindi libri, radio, televisione in funzione del web e loro possibile decesso. Ecco, questo è la, cioè, se ci fosse il mio capo della cronaca, un bravissimo giornalista che si chiama Ciro Pellegrino, direbbe che a volte mi chiedono di prendere la palla di cristallo in mano. Non, detto così, proprio come in una chiacchiera, non credo che la radio morirà, perché è un mezzo di sottofondo che ti accompagna ovunque tu sia. Sulla televisione, la televisione sta avendo un'evoluzione, non è un caso che Apple si sta lanciando, Samsung e insieme a LG fanno da battistrada per le smart TV, c'è una fruizione differente di quello che è il mezzo. Sui libri io ho una mia idea, il libro, proprio per quel discorso di prima di Innis su spazio e tempo, essendo il libro una cosa che tu ti porti sempre indietro, e non è il giornale dopo 24 ore, il giornale dopo 24 ore neanche, è vecchio, il libro no, tra 100 anni Ai serva Italia di Dolore Ostello della Divina Commedia sarà ancora attuale, è inutile, cioè Dante ci aveva visto giusto 800 anni fa. Se oggi prendete i primi sei versi del Purgatore, quando dice Ai serva Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello, cioè pare che l'ha scritto un mese fa, e invece... cioè, 100 anni quel pezzo. Allora io faccio altre due domande, poi non so se c'è qualcuno anche dal pubblico, anche se vuole intervenire Pino Bruno, dato che sei qui, dato che hai scritto un libro su questo argomento, dato che sei un blogger, sei un giornalista della RAI, c'erano due domande che volevo portare alla tua attenzione, cioè Dalida Di Gioia scrive: il diritto d'autore decostruito dalla rivoluzione digitale, condivisione o alienazione della creatività? Sul diritto d'autore, quindi decostruito dalla rivoluzione digitale, condivisione o alienazione della creatività? Io penso che succede come il fatto degli omicidi, no? Poi uno ha la percezione, nell'Ottocento in Italia c'erano molti più omicidi di quanti ce ne siano ora, cioè in un mese c'erano molti più omicidi di ora di quanti ce ne siano oggi in un anno in Italia, per darvi un metrica, solamente che oggi si pensa che tutto sia molto peggio, no? Non è vero, cioè, si vive molto più tranquilli. E nel diritto d'autore era una cosa che veniva fatta anche con le cassette, con i mangianastri, i ragazzi montavano, smontavano i pezzi, venivano assemblati, solamente che essendo fatti nel privato o essendo fruito in un luogo pubblico una cassetta con uno stereo, nessuno se ne accorgeva perché rimaneva circoscritto. Oggi ovviamente con il web questa cosa è molto più evidente. E poi l'altra domanda che ti volevo fare era di Silvia L. La rivoluzione digitale ha cambiato completamente la società o ci sono dei settori non ancora coinvolti? No. Questa è molto più ampia, troppo. Proprio come la rivoluzione industriale, una trasformazione completa. Quando c'è la trasformazione del tessuto economico e delle masse, dei movimenti di persone, è una trasformazione radicale. Secco così? Sì. Secco così? Aspetta, no, ce n'era questa qua. Il sentimento, fare indagini tra la gente, raccontare storie, guardare il rovescio della medaglia, oggi paga? Questa è di Viviana Nuvola. Io direi di sì, sono ottime trasmissioni RAI che raccontano, che stanno tra la gente e raccontano la gente. Secondo me pagano tantissimo. Presa diretta è una trasmissione che viene fatta seguendo le persone. Continuo velocemente. Cosa deve fare lo Stato italiano per adeguare il livello del suo giornalismo a quello degli altri stati? Sempre Bianca Chiriatti. Le infrastrutture di qui sopra. Okay.
allora ti faccio questa e poi sentiamo al massimo il pubblico. Antonella Di Marzio, intercetto il bisogno di mandare la casta a casa, ma come in politica non si confondono vetustà e professionalità? Professore, non sono preparato, no, a parte questo, no. Vetustà, il mio maestro è stata una persona che oggi ha 60 e passa anni, che si chiama Vittorio Zambardino, che alcuni conosceranno, è stato il fondatore di Repubblica.it. Per me Vittorio non è vetusto, non lo sarà mai, perché lui c'era quando sono arrivati i primi terminali in Italia, li ha utilizzati, li ha provati, c'era quando ha messo online per la prima volta Repubblica.it e c'è oggi con una capacità di analisi molto più ampia di tanti miei coetanei. E no, non è, Vittorio non è vecchio, ma come non era vecchio, mi permetto di citarlo perché proprio Vittorio mi diede la possibilità di conoscerlo, Peppe D'Avanzo, su gente vecchia, sono dalle quali puoi solo imparare. Allora ti faccio un'altra domanda che arriva da fanpage, poi te ne faccio una io. Esatto, cioè una suggestione maledetti che arriva dal tuo, dal tuo webzine. Purtroppo andare via non significa abbandonare la speranza, ma crescere, imparare dal meticciamento. Quindi vorrei che spendessi due parole sul meticciamento e quindi su come può interagire il web nell'editoria e sul significato che ha per te andare via. Ne avevi parlato all'inizio anche del tuo intervento. Però alla luce anche di quello che hai detto durante questo pomeriggio, cosa significa andare via e cosa significa meticciare? Meticciare significa tante cose. Meticciare, tra l'altro teoricamente mi sa che è un verbo riflessivo, quindi l'abbiamo usato impropriamente anche nel pezzo. Meticciare significa conoscere altre persone che non la pensano come te, sopportare ogni giorno anche delle domande stupide, tipo avete il frigorifero in Italia? Perché quando, fidatevi, negli anni 90 c'era una visione molto particolare, anche oggi un po' dell'Italia, se stai in Canada, la tua famiglia, ci sono dei mafiosi, hanno tutte domande alle quali tu dovevi rispondere sempre anche col sorriso sulle labbra, perché prima di tutto tu rappresentavi anche il tuo paese, però imparavi molto da loro, imparavi dal fatto che avendo loro un punto di vista completamente differente dal tuo, è un'altra cosa, ecco, forse la metafora più bella che vi posso dare è questa. Wells, quando fece, lui è diventato uno dei più grandi registi della storia, non solo per le sue idee, ma per la sua capacità di ripresa. Ci fu un film, lui prese, disse io voglio l'inquadratura da qua, prese il piccone, scavò 2 metri sotto per fare un'inquadratura da sotto che era esattamente quello che lui voleva. Ed è questo avere un altro punto di vista. Immaginate che quando voi crescete in una nazione, in dei modelli cognitivi, voi crescete, non per colpa vostra, è fisiologico, con una telecamera, no, una telecamera che guarda solo quello che c'è nell'obiettivo, però non guarda quello che c'è a destra e a sinistra. Quando invece vi meticciate, insomma, imparate che a destra e a sinistra, sopra, sotto, ci sono migliaia di cose differenti che non imparereste mai rimanendo a casa. Non c'entra meglio o peggio, queste sono categorie che sono stronzate, scusatemi il termine. No, non c'entra niente meglio o peggio. E proprio altri punti di vista che ti fanno mettere insieme il puzzle della tua vita, cercando di capire che puoi fare anche cose differenti da quello che proprio ti era stato detto che doveva essere normale, così e lineare. È quello. Passatemi forse la lezione più grande che ho imparato viaggiando è di una persona che io trovo di un'enormità assoluta, che è Nelson Mandela, quando è un uomo che si è fatto 30 anni di galera, 27 anni di galera, no 27 anni di galera così, si è fatto 27 anni di galera quando li picchiavano i detenuti, quando lui era un nero nell'apartheid. Nelson Mandela esce nel 1992, il Partito Comunista e l'African National Congress, una frangia di loro due, armavano i propri militanti per fare una rivoluzione, per sparare ai bianchi. Lui si oppose a questa cosa.
sarebbe stata la cosa più facile che avrebbero voluto tutti i neri, e umanamente forse anche comprensibile, perché quello che vi raccontano, se mai andreste, se mai doveste andare lì, è che venivano presi e buttati nudi nel Kruger National Park in mezzo ai leoni. Nudi in mezzo ai leoni è una cosa che non è raccapricciante di più. E quindi una reazione violenta poteva anche essere umana, lui si oppose in tutti i modi per creare quella cosa che si chiama Nazione Arcobaleno, e che se oggi ci andate è di una bellezza che è complessa, è violenta, ci sono ancora mille problemi, ma è di una bellezza la capacità di quelle persone di essere risorte sulle proprie ceneri, che non la capisci se non la vedi. E quando c'è uno scrittore che molto famoso, che dice, che cita sempre una cosa di Primo Levi, vera, Primo Levi, quando lui racconta il freddo di Auschwitz, dice: solo dopo che avete letto Se questo è un uomo potete capire che cos'è il freddo. Ed è la stessa cosa, Primo Levi, quel freddo che lui ha provato, noi lo possiamo intuire, ma se non l'abbiamo vissuto non lo potremo mai capire fino in fondo. Ed è la stessa cosa, se veramente vi mischiate, andate a vedere altre culture, le capite, le potete fare vostre. Allora, vorrei dare la parola a Pino Bruno. No, uno spunto su Vermicino mi è piaciuto, perché nel 1980, quando accadde Vermicino, in realtà, prego, mi senti? Sì, sì, okay. Mi sentite? Quando si verificò Vermicino, in realtà la televisione italiana non era assolutamente preparata a un evento di quel genere, e quindi, come dire, il fatto che si cominciò una diretta senza sapere come sarebbe finita, e non era mai successo prima, scardinò i meccanismi anche interni alle redazioni, in particolare la redazione del TG1, che allora era, il TG1 era diretto da Emilio Fede, pensate un po', sì, terribile, però allora, come dire, faceva il direttore del TG1, e diventò un reality show di 18 ore, orrendo, orrendo, orripilante, perché lì il meccanismo dell'informazione, come dire, prese la mano ai giornalisti, prese la mano al paese, prese la mano al governo, prese la mano al Presidente della Repubblica, in un loop di orrore che appunto si trascinò 18 ore. E mi ha fatto riflettere, perché è vero, è stato un, come dire, una sorta di momento di rottura rispetto alla televisione. Di lì è nata la TV spazzatura, per intenderci, tutta la merda televisiva seguita, parlo delle televisioni, dei contenitori del dolore, quelli in cui si piange, eccetera eccetera, è nato lì da un evento di cronaca, il che ci fa riflettere, o dovrebbe farci riflettere, su come l'informazione va maneggiata con cura. E qui vengo al secondo step. Io faccio il giornalista da quasi 40 anni e frequento il mondo digitale da una ventina. Ho fatto la carta stampata. Per esempio, una cosa che ho imparato è che il giornalismo non inventa mai nulla di nuovo, ma si reinventa, si adegua ai tempi. Io alla fine degli anni 70... lavoravo all'Ansa, facevo il cronista dell'Ansa, e noi facevamo il live blogging all'Ansa negli anni 80, nell'Ansa di Sergio Lepri, facevamo il live blogging. Sapete perché? Noi raccontavamo gli eventi dai luoghi in cui accadevano per flash successivi. Sapete, per esempio, il primo flash della bomba alla stazione di Bologna, 1980, c'era scritto così: c'è stata un'esplosione alla stazione di Bologna, punto. Ci sono morti e feriti, punto. Questo era il primo flash d'agenzia dell'Ansa, pochi minuti dopo l'esplosione nella stazione. E poi i cronisti e gli inviati dell'Ansa, che stavano sul posto, ogni 30 secondi, ogni 40 secondi, aggiornavano la situazione, raccontavano l'arrivo delle ambulanze. Era un racconto molto simile a quello radiofonico. La differenza rispetto al live blogging di oggi, sapete qual è? Che l'Ansa allora la leggevano soltanto ed esclusivamente i giornalisti nelle redazioni, mentre oggi con Twitter, come sta facendo lui che sta live bloggando per Repubblica, Gianvito, i giornalisti
possono essere letti da many people, cioè da un pubblico potenzialmente infinito, e questo è il secondo step. Però attenzione, non ci inventiamo nulla, reinventiamo il mestiere, da sempre lo reinventiamo. Il web semmai introduce un altro elemento molto importante, quello della deontologia, quello dell'incrocio, del controllo, della verifica delle fonti, che è un tema delicatissimo. Io che faccio anche il blogger nel tempo libero, lo so, c'è un sacco di stronzate in rete, ma tante, che vengono condivise sui social network e vanno a riproporsi come hoax, come bufale mostruose, nelle quali incappano miriadi di persone. Ultimo step, perché non voglio rubarvi tempo, mi riferisco alla rivoluzione industriale, che è il tema di questo meeting. Anche qui, attenzione, non stiamo inventando niente, il web è una rivoluzione, ma che segue e sta seguendo gli stessi passaggi della prima e della seconda rivoluzione industriale. Non nei tempi, ma nei modi. I tempi sono molto rapidi, sono la velocità della luce, ma molto conseguenti gli uni agli altri. A proposito di terza rivoluzione industriale, sapete, un mese fa, no, a febbraio, fine febbraio, quando Barack Obama ha fatto il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, quindi siamo alla fine di febbraio, sapete, ha dedicato un passaggio enorme del suo discorso sullo Stato dell'Unione, che è il momento più importante della vita degli Stati Uniti d'America, quando il Presidente fa il punto di quello che è il Paese. Ebbene, ha dedicato questo enorme paragrafo alle stampanti 3D, le stampanti tridimensionali, che, ha detto Barack Obama, saranno queste, sì, l'internet e il web 3.0. Grazie. Grazie a Pino, che tra l'altro ho dimenticato solo di dire che sei docente anche del master, quindi lasciamo perdere. Giusto un altro paio di suggestioni e poi direi che forse ci siamo anche, insomma, sono 8 ore circa di lavori. C'erano alcune cose, dunque... quale fase storica possiamo attribuire a questo periodo della comunicazione? Possiamo dare una definizione? Ah, è bella domanda. Questo è il... Questa è Viviana Nuvola. Eh beh, questo sarebbe il dare un nome a questa fase storica. Non lo so, cioè, sai, in letteratura la chiamano una sorta di neorealismo. Io non saprei neanche come definirla, perché post-postmodernità l'ha usata già qualcuno, epoca dell'età quantica, non lo so, però è un cappello che andrebbe forse un giorno trovato, però siamo contemporanei, quindi è difficile avere poi il giusto distacco. E poi AERIT 1992, ci si può meticciare anche tramite internet da casa propria, e invece Antonella Di Marzio dice: non solo infrastrutture ma strutture mentali, in quanto cambierà il modo di concepire la realtà? Da casa propria può cambiare? Da casa propria la vedo difficile, cioè, internet è un mezzo di comunicazione, come dire, è appunto, è un mezzo. Poi forse perché è un po' più vecchio, a me piace anche andare a conoscere le persone fuori. E la seconda domanda era sul metticiarsi da casa propria. No, quell'altra era sul cambiare il modo di concepire la realtà, oltre che le strutture, le infrastrutture e le strutture mentali. Saussure, che era un linguista, diceva che il fatto che non è che questo si chiama microfono perché io e te ci siamo messi d'accordo che si chiama microfono, però se, come dire, si potrebbe chiamare in qualsiasi modo, e alla fine... Per questo poi la comunicazione è comunque una relazione sociale, non la puoi concepire in maniera separata da questo corso di linguistica generale 1847, qualcosa del genere. Va bene, allora ti faccio io le ultime due, veloci, e poi andiamo. La prima è
riguarda le ultime elezioni, che secondo me hanno significato qualcosa anche dal punto di vista, no, della comunicazione digitale, perché poi è successo un po' di tutto. Quindi quanto pensi che possa essere influente la comunicazione online, sia in maniera positiva che in maniera negativa, diciamo, perché per una determinata parte politica è stato in positivo, per un'altra in negativo? E l'altra domanda vorrei che fosse focalizzata sulle app. Cioè, non abbiamo analizzato un mondo che in questo momento è in divenire, che è in fase di sperimentazione e che è diversa dal web, perché prevede un'interfaccia anche più sofisticata. Quindi, quanto conta ancora secondo te il contatto umano, personale, incontrarsi fisicamente in piazza e non solo nelle piazze virtuali? E poi l'altra è sulle app, cioè in che modo il cambiamento dell'interfaccia e l'utilizzo di nuovi strumenti pensati per esempio per iOS 6 o per Android eccetera vanno a modificare l'utilizzo, cioè la fruizione dell'informazione e quindi l'arrivo dell'informazione. Sì, allora per quanto riguarda la parte politica io direi che il emblematico della necessità di saper coniugare la parte online e la parte offline è proprio il fatto che, se vogliamo prendere ad esempio il Movimento 5 Stelle, Grillo ha utilizzato la rete in una maniera come mai nessuno aveva fatto prima, però è andato nelle piazze. Non è rimasto lontano dalla piazza, lui si è dovuto confrontare con la piazza, che è una cosa non facile. Confrontarsi con la piazza non è mai facile. Ha trovato anche una maniera narrativa di confrontarsi con la piazza, ha trovato una narrazione da offrire alla piazza, questo è indubbio. Però bisogna dargli atto che lui si è confrontato con la piazza, cosa che hanno provato in maniera minore. PDL non si è confrontato, ha fatto tutti gli incontri in luoghi chiusi, quindi già questo è proprio un altro modo di approccio. E per certi aspetti il PD ha fallito le grandi piazze, forse escluso il Piazza Duomo a Milano, ha fallito la piazza. Paradossale, perché poi, come dire, nel DNA del partito della sinistra c'è la piazza, lì nasce il partito della sinistra italiana. E mentre per quanto riguarda le app sono, prima che dici questo, se posso aggiungere, ha usato qualcosa di più anche, ha fatto la traversata a nuoto del canale, sì, che era una roba di 50 anni prima, no? Mao Zedong, Mussolini, 100, esatto, infatti no, è l'immaginario, costruzione dell'immaginario, certamente, insomma, ha trovato una narrazione. No, che al netto che ci possa piacere o no, lui ha saputo trovare la chiave narrativa, che bisogna dargli atto, che è quello che manca. E qui, se mi permette poi la riflessione, che ci piacciono Obama ha trovato una chiave narrativa. Il suo discorso di insediamento della prima elezione è di una bellezza incredibile e ha trovato una chiave narrativa da dare agli statunitensi. Le app sono comunque una componente fondamentale del futuro del web, assolutamente. I dispositivi passeranno sempre di più, soprattutto i dispositivi mobili, passeranno sempre di più attraverso le app, non le puoi sottovalutare. Cioè, la app ha una limitazione che è totalizzante, cioè quando stai nell'app, tu stai nell'app, non è come il web che nasce sull'iperlinking. Quindi questo sarà un ulteriore cambiamento che ci porteremo avanti nei prossimi anni e che andrebbe studiato con maggiore attenzione, perché proprio il fatto che tu apri Twitter, resti in Twitter, non esci, mentre nel web apri, tab, si apre un'altra tab, a tab ancora, che è quello che poi è alla base genetica del web, quindi sta anche cambiando un po', però è giusto, è un organismo adulto oramai che comunque cambia. Va bene, allora io prima di chiudere vi do giusto alcune informazioni di servizio. Innanzitutto questa sera alle 19 noi proseguiamo con un altro appuntamento, però invece che in università lo faremo alla libreria Zaum, che è in via Cardassi, via Cardassi, ok. Sì, è una piccola libreria dove parleremo di editoria digitale legata ai libri, proprio all'editoria libraria e l'editoria giornalistica. Domani mattina io vi prego di arrivare con un po' di anticipo, perché per le registrazioni e per tutta la parte, diciamo, amministrativa per noi. E quindi ringrazierei con un caloroso applauso Francesco Piccinini.
chiaramente anche Roberto Ricco come presidente del distretto. Ci vediamo domani mattina, oppure spero stasera alle 19 per quest'altra presentazione con Michele Marcon di Finzioni Magazine.